Ciao a tutti, devo dire la verità, sto girando un po' di video uno dietro l'altro. Questo video è velocissimo, tra l'altro ho la batteria scarica, quindi devo essere più veloce, più concisa, per presentarvi i prodottini, oddio prodottino, odioso, i prodotti Pupa della nuova collezione Stay Gold, che è la collezione natalizia. A dire il vero, ho comprato questi prodotti circa 15 giorni fa, ma sono stati 15 giorni di fuoco, non ho avuto tempo per girare video e ve li presento ora. Devo dire una collezione bellissima, mi è piaciuta tanto soprattutto per il packaging. Queste scatole molto vintage, già dal sapore sicuramente natalizio, che qualora doveste scegliere di comprare come regali da fare ad un amico, alla vostra mamma, a una sorella, sarebbero bellissime già così da mettere sotto l'albero. Dunque, la collezione, vediamo se mi ricordo, consta di tre ombretti, due matite multiplay, vari smalti, due palette ombretti. Tre rossetti, tre tinte labbra, lui che è strepitoso, che adesso ve lo faccio vedere, è l'highlighter, e poi il nuovo mascara Vamp. Adesso andiamo a vedere quello che ho comprato. Non ho comprato tantissimo, ho scelto di non comprare le matite, ho scelto di non comprare gli ombretti che, pur essendo bellissimi, sia le palette sia gli ombretti mono, sono colori che fra una naked e l'altra, una palette e l'altra, ho più o meno già scelto di non comprarli. Ho preso pezzi che erano più o meno cose, diciamo, uniche. Allora, andiamo a vedere. Poggio qua. Ho preso i due smalti, uno è il Diamond Dust e l'altro è il Lasting Color Gel in oro. Li ho già provati tutti e due, uno il Diamond Dust è quello che ho in questo momento. Devo dire che il Diamond Dust è molto più bello visto qui nella boccetta che poi realmente sulle unghie. È un po' difficile da stendere, però dai, per questo periodo natalizio può andare questa base nera con i glitterini sul rosso. Qua, guardate, bellissimo la boccetta. Per avere questo effetto che ho sulle unghie ora sono necessarie due passate, perché la prima passata lo smalto esce grigio, bruttissimo, e poi c'è questo oro che è proprio oro sulle unghie. Io devo essere sincera, l'ho messo e l'ho usato durante il giorno per 2 o 3 giorni. Forse un po' eccessivo, forse un po' eccessivo, però dai, è dicembre, è Natale, si può fare. Poi, sperando di non farli cadere, andiamo alla tinta per labbra. Gli smalti li ho pagati 3,91 euro. Andiamo alla tinta per labbra, che è questa. Io ho preso la numero 002, che è questa che ho sulle labbra ora, che è un rosso a base blu. Bellissimo, l'ho trovato bellissimo. Poi c'era lo 001, se non sbaglio, che era un nude rosato, ma molto simile come colore al mio rossetto, lo 04 di Kate Moss, e quindi ho scelto di non prenderlo. E poi c'era un altro lo 03, credo, sul Bordeaux, però ho preferito prendere il rosso. Adesso cerco di farvi vedere anche qui com'è, anche se so che poi non andrà mai via dalla mano. Eccolo qua. E questo rosso, bellissimo, bellissimo. Dura tantissimo. L'ho già usato un paio di volte. È una tinta per labbra, una signora tinta per labbra, perché dura tantissimo, puoi mangiare, puoi bere. E lei resta lì ferma. Alcune ragazze, io prima di
comprare questi prodotti, ho visto qualche video, qualcuno aveva detto che questi rossetti erano difficili da stendere, che era possibile che se ne andassero un po' per conto suo. Per quanto mi riguarda, non è assolutamente vero. Io la tinta appena la metto, lì si ferma e non si muove. Ecco come si fermerà adesso sulle mani. Va bene. Mi trovo benissimo, mi piace tantissimo. Credo che sia perfetta per il trucco, per un trucco da sera o comunque per il trucco in questi giorni di festa. Sì, promossa, tinta per labbra 02, promossissima. Il costo di questa tinta per labbra è di 11,90 euro. Poi andiamo a lui, che per me è il pezzo forte di questa collezione. Io non ho tantissimi illuminanti, ne ho due di Kiko, uno sull'oro e uno sul rosa. Uso poco l'illuminante, però questo mi ha colpita subito. A parte il packaging bellissimo, ciao Rossella, a parte il packaging bellissimo, adesso sperando di non distruggerlo, apro e ve lo mostro, mettiamo al contrario, ok, lui è uno spettacolo, cioè io lo trovo bellissimo, è un oro che è l'oro per antonomasia, ve lo faccio vedere qui. Adesso con le luci, che poi è quello che sto indossando in questo momento. Mi piace tantissimo, bellissimo, bellissimo, illuminante, bellissimo. Il costo di questo strepitoso highlighter è di 15,21 euro, non è proprio economicissimo. E poi infine c'è lui, che dovrebbe essere il nuovo mascara vamp di Pupa, Extra Black, che è lui. Francamente e sinceramente, rispetto all'altro Pupavamp, l'unica differenza che trovo è il packaging. Sinceramente non lo trovo diverso dall'altro, non è più nero, boh. Io non sono una fan del Pupavamp, non mi piace perché sbava, ci sono mascara migliori secondo me ed è stato fin troppo idolatrato qui su YouTube, ripeto, secondo il mio personale parere. Boh, questo non mi piace più di tanto, devo essere sincera, l'ho usato 2 o 3 volte, non è questo granché, esistono mascara che mi fanno... Cioè, per quello che costa... Io ho pagato 9,90 euro, resto sempre del parere che lo batte sicuramente il mascara di Essence, che lo compri con 3,90 euro. Per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video, un bacio rosso, ciao!